ancora fin troppa poca influenza. Forse qua c'è un torneo. Ok, c'è un torneo, ragazzi. Partecipiamo a questo torneo. Premio Undestrier. Noble Horse Western. Non ci dà il valore, però comunque qui dice totale scommessa per quello mio. I miei soldi. Allora, questo non è il mio round, quindi facciamo salta round. Unisciti. Noi siamo sempre in compagnia di sto Vulgar Vlandiano. C'è un po' di gente, vediamo un po'. Siamo squadre da due. Dai, vieni qua. Sei agile, eh. Fanculo. Dai. Non mi fai paura, dai. Sono rimasti. Tutti i balestrieri qua, guarda qui. Devo stare attento. Oh, mirate tutti a me. Io vado giro largo. Dai, ammazzalo. Resto qui, aspetto che lo ammazzi, dai. Devo stare attento. È un sovrano questo qui, è un lord. Guardate che armatura ha. Senti il dolore. Bastardo. Quanta salute hai, stronzo? E mori. Fadon. Nikron ha vinto. Abbiamo passato il turno, quindi vediamo un po'. Uno contro il Vulgar Vlandiano. Ma che cazzo di arma è questa qui? Non mi piace. Madonna. Madonna, che volo! Voglio una clip qui, raga. No. Allora, like se volete che vince. Tutti, spolliciate, spolliciate. Dai, che manca poco, dai. Nuovamente contro Fadon. Di nuovo con quest'arma, no? Questa, ragazzi, è difficile da usare. Maledetto. Fa un male. Vaffanculo, ti ho ammazzato due volte, Fadon. Oh, contro Siga la finale, ragazzi. A cavallo con la lancia. Adesso dovrebbe essere bellissimo sto scontro. Ho paura però con Siga. Siga è fortissima, eh. Anche se lei con la lancia non dovrebbe essere una portenta. Stronza! Ehi, fai vincere il tuo signore! Aspetta che me la do un po' alla gambe. Perché comunque il cavallo è morto, eh. Sei caduto a terra, è finita. Stronza! Stronza, non vale così. Maledetta. Stai calma. Maledetta. Ma perché non la usa diversamente sta lancia?
E muori! Sì! Vittoria! Ce la siamo sudato sto torneo, ragazzi. Ci siamo beccato il Destrier. È stato tostissimo. Ok. Andiamo subito a equipaggiare sto cavallo, dai. Non posso neanche usarlo, ragazzi. Però lo blocco perché questo lo voglio utilizzare. Però è un cavallo normale, non è che... Cioè, il mio... Sto notando che comunque il mio Vlandian Courser è molto più forte. Però è bello il torneo, dai. Ci voleva vincere questo torneo. Ok, muoviamoci. Adesso siamo un po' in pace un po' con tutti. Io non so onestamente cosa fare in particolare. Anche se ormai vorrei muovermi. Non ci sono neanche armate, quindi dovrei crearla io per muovermi contro i Kuzite. Nessuno che mi segue su Twitch, ragazzi. Siete tutti qui su su YouTube. Ormai oggi ce l'ho con Facebook, ragazzi. Mi crolla proprio la media. Brigante, arredo muori. Affrontiamo questi nuovi. Questi bastardozzi. Benvenuto, Lazy Afternoon Club. Benvenuto in questa live. Sergio mi dice Golin uguale Golena. Male, fa male così. Madonna mia, che volo. Chi è rimasto più? Madonna, io ho aperto il cavallo io. Poverino. Mercante imperiale. Ma che mi faccio nel mercante imperiale io? Valletto, altro cavalleggero. E devo tornare a fare un po' di spadeccine perché sto facendo lo stesso errore di prima, Cediamo nuovamente lo scudo migliore al nostro Micri. Si ha molto più salute. Dai ragazzi, ci stiamo riprendendo pian pianino quello che è nostro. E qua ci sono un sacco di razziatori, questi dobbiamo beccarli. Non avete scampo. Lazy, che mi racconti? Qual è il tuo genere preferito di gioco? Come mai sei incappato nel live di Necron? Tutti gli altri, gente, commentate. Non abbiate paura di farvi sentire. Anche a te, Alessandro, fatti sentire. Dammi un tuo parere su sto gioco. Ah, ma sono qui, guarda, io pensavo... Attack! Vieni qua! Tanto adesso scappano già via, guardate chi. Ah,
Un altro secondo e scappano via, guarda. Come quello lì, guarda. Vabbè, stavolta non ci sarà scampo. Madonna, che volo, raga! Voglio la clip, raga. Chi ha visto questo volo ha fatto così? Sergio mi dice secondo me è bellissimo. Beh, Sergio, per te non avevo nessun dubbio, guarda. Ti sei innamorato anche te di sto gioco. Quanta roba che abbiamo dietro. C'è Golerin, ci sono le pecore qui. Sono imperiali. 91 è tanto. Lana magari è 44, ne compro qualcosina, anche soltanto per vedere un po' quanto vale nel mercato. Che 44 mi sembrano troppi, però magari lo vendi a 100. Qui c'è Veron. Questa cosa che sia ritornata all'impero, sto... mi rode un po', eh. Che comunque Veron... vabbè, forse Veron è proprio imperiale. Sì, è una città imperiale. Qui c'è Montos, che troviamo il legno. Dice Sergio, epico il volo, ha voluto tuffarsi. Oh, ha volato proprio... ciù! È stato assurdo. Chi può su Twitch mi faccia subito una clip di quel volo lì. Ok, tutto sto legno è anche un po' eccessivo, però me lo porto dietro perché comunque adesso vado subito a lavorarlo, tanto la gheda è qui. Forgia. Andiamo a fondere subito ste armi. E ci togliamo il peso del legname. Eh sì, Sergio, il castello veronese è adesso sotto imbarazzo dell'impero occidentale. Lavoriamolo tutto sto ferro. Vediamo di averne un po'. Voglio farmi tanto acciaio importante. Comincio normalmente a averne un po' troppo di acciaio dietro e dovrei guadagnarci con le spade. Però ancora non l'ho fatto. È inutile che mi porti tutto questo acciaio, perché ormai, come insegna le lotte precedenti, basta perdere uno scontro e perdi tutto quello che hai fatto. Mi dice Sergio, mi scusi, ma lei accetta? L'accetta? Secondo me accetta. Secondo me l'accetta pure. Dai, facciamola una spada, dai. Abbiamo già nostalgia di una spada pesante. Facciamoci atti 30.000, dai. Che abbiamo sbloccato un sacco di roba. Proviamo con questo manico, anzi con... quale che ci portava più fortuna? Questo di qua. Impugnatura. Quasi tutte sto sbloccando impugnatura per armi di secondo livello. Guarda, mi serve proprio ora adesso uno scarto. Questo invece... madò, ma che cos'è? Un maracas! Glielo metto, dai, mi piace. Certo, vorrei un po' più piccolo sto maracas. Così mi serve uno di legno che non ho. Quindi addio maracas.
È uno scarto. E tutti mangiano e tutti vogliono uno scarto. Ok, facciamo uno scarto. Quindi uno di questo. E facciamo la nostra spada. La chiamo? Dice Maracas. Però adesso in questo caso non ce l'abbiamo perché mi serviva il legno. Non dovevo fonderlo tutto. Vabbè, facciamo qualcosa invece allora di un po'. Già te l'ho fatta una spada, Sergio. Vediamo un po'. Vabbè, Lazi mi sa che è già staccato. Si è andato via, Lazi. O ci sei ancora? Fatti sentire, Lazi, che ti dedico una spada. La Lazi Sword. Beh, io te la dedico ugualmente, dai. Vediamo quanto vale nel mercato. Ah, eccoti. Lazi, hai fatto il colpaccio. Vale 29.000. Tutta l'altra sono robacce. La lana ce la teniamo. Vendiamo tutto il resto. 30.000, ragazzi. Guarda, Lazi, hai fatto una delle spade più ricche che mi ha portato più soldi. Quindi è veramente un grande onore. C'è da vendere un po' di stronzi alla taverna. Ce li togliamo dalle palle. Il mio Nikron ha preso altre abilità di forgia. Aumenta immediatamente il vigore di 1. Oppure aumenta immediatamente la forza di 1. Forza. Stavolta forza. C'è altro? No. Ragazzi, mi serve soltanto un signore. E direi di andare proprio da Yaserai. Non so se da qui posso passare. Non lo so. Non sono sicuro. Effettivamente fare tutto il giro. Dovrei parlare con un altro lord per completare la missione principale. Magari valessi tanto anch'io. Vabbè, oh, non disminuire. La vita di ogni individuo è inestimabile, ricorda. Quindi non prendere decisioni avventate. Allora, questo Golden Pin Company, ragazzi. Questi sono stronzi, ma magari se erano una cinquantina li affrontavo. Essendo che sono più di me, non vorrei rischiare. Che comunque non abbiamo ancora un esercito qualificato. Sto destri, onestamente, lo giocherei pure. Vabbè che mi fa il numero. Vediamo se c'è un altro torneo, raga. Perché ormai mi piace. Ciao, torneo. Torneo, vediamo cosa si vince in questo torneo. Questo già è nel metto di un certo valore. Iniziamo subito che. Allora, salta incontro. Nikro contro un cavaliere di leggero Vlandiano. Ti ho addestrato io, stronzo. Saltiamo. 4 contro 4. Yolanna è con me. Siga pure. Due dei miei uomini dell'esercito è con me. Su, ragazzi, sono a cavallo. Occhio, ragazzi. Madonna. Sono abituato con l'arma lunga. Bastardo, sei forte. Prima cerchiamo di abbattere lui a cavallo. Madonna, ma perché non lo prendo? Questi sono fortissimi con l'arco, eh. Povero arciere indifeso.
Allora, prima io difendo lui perché altrimenti resto da solo. E scappa con quel cavallo. Vaffanculo. Provo ad allontanarli. Difenditi, dai. Maledetto. So da solo, ragazzi. Fortuna che ho un cavallo. Ho un'ascia o una lancia d'attacco. Posso speronarli, ragazzi. Ho una lancia da carica. Vedo che comunque c'è il disegno che mi dà che posso utilizzarla come lancia da carica. Ma perché non ha funzionato stavolta? Ci provo, ci provo. Maledetto, maledetto, maledetto. Devo andare alla maniera tradizionale, mi sa. Prima mi compare sta skill quando prendo velocità. Poi, appena inizio a correre, la perdo subito. L'arena non è abbastanza grande da permettermi un giro per bene. Quindi, senza perdere la carica. Vaffanculo. Sì, troppo difficile così. Sono stato squalificato stavolta. Vabbè. Dovevo andare sul tradizionale, ragazzi. Salta, salta, stavolta siamo arrivati ai quarti. Allora, mi dice Sergio, ci passi, devi tenerlo premuto. Sì. Però, premendo X, in automatico lui metteva la lancia in posizione per colpirlo, tipo carica di torneo, no? E comunque non è funzionato. Ma magari sono io che non sono riuscito a utilizzarla. Ragazzi, sono Braccia Ardenti, ha lasciato il regno di Vlandia. Sì, ci sono dei disertori qui, Cominciano a tradirci. Zeonica, visitiamo questa città. Mercato. Muli, ne abbiamo 11, ne compro un altro. Vabbè, destino, ragazzi, lo vendo qui, dai, basta più, mi sono stufato. Il pesce pure, che vale di più. Il lino. E la lana, che costa qualcosicchia in più. Va bene così. Allora, Sergio mi dice, prova a cercare Andrew Channel, poi ti spiega. Sì, dovevi contattare Andrew. Sì, lo conosco, comunque lo seguo, sono uno dei suoi seguaci. È un bravissimo streamer, cioè lo conosco da quando aveva pochissimi iscritti, quindi è un grande lui. Sia su YouTube, con le sue live, so che ha anche un canale Twitch. Su un suo video il 29. Capisco. Fa le programmazioni forse lui? Follow me! Male. Dai ragazzi, dovete livellare voi dopo tutto. Lazzi dice, stai streamando su YouTube? Esattamente, siamo in doppia stream. Purtroppo è andata un po' via di gente, siamo soltanto in due. Praticamente uno su YouTube e uno su Twitch.
Infatti stasera preferivo che ci fosse molta più gente da Twitch, perché comunque mi serve alzare un po' la media su Twitch. Sapete un po' come funzionano le meccaniche, comunque su YouTube mi interessano le visualizzazioni, quindi le ore di visualizzazione che già ho raggiunto, ma su Twitch mi serve livellare parecchio con il numero di iscritti che sono fermo a 29, due soltanto guadagnati stasera, ieri ne ho guadagnati 7. E vabbè, è andata così stasera. E mentre appunto voglio raggiungere questo obiettivo, come vedi nella barra sotto la stream, sotto il mio visino. E vabbè, stasera è andato un po' così, un po' maluccio. E no, ieri abbiamo fatto il colpaccio. Forse magari c'era anche più gente, si è creato un po' più confusione. Ci siamo divertiti un botto ieri sera. Ieri è stata una live assurda. Io ragazzi volevo un po' decidere anche se continuare a portare live di Bannerlord o magari variegare un po' i titoli comunque, perché io domani sera volevo portare un altro gioco onestamente, anche per cambiare un po', perché per chi mi segue su YouTube io praticamente ho una serie che non finirà mai adesso di Bannerlord, perché comunque i miei video delle live poi vengono tagliati e realizzo materiale su YouTube in 4K. Ovviamente la registrazione invece ce la otteniamo in Full HD. Ciao Sergio, sei passato a Twitch, benissimo. Fammi una cortesia, se puoi, seguimi e aggiungimi lì. Grandissimo. Purtroppo io ho bisogno realmente un po' di aiuto da parte vostra. Io volevo ringraziare ieri, ragazzi, un amico, Giuseppe, che stasera non c'è. Ieri sera era Tigre del Nord per chi l'ha seguita la live. E ieri ho avuto la mia prima donazione. Ti ringrazio immensamente. Purtroppo ancora non ho impostato gli alert qui sulle chat, sulla live. È stato veramente una gioia immensa finalmente avere la mia prima donazione. Vuol dire che realmente sto facendo qualcosa di buono per voi. E c'è gente che magari apprezza e... Madonna, sono scappati tutti, raga. Qua non apprende nessuno dei miei uomini. Maledizione, mi serve a me l'esperienza dei miei uomini, maledizione. Se scappate via e vi ammazzo io, a me le reclute devono lavorare. Vabbè, falli scappare, dai, che li becco di nuovo. Grandissimo Sergio. Adesso non so come chiamarti, sei Sergio o... O Firpo. Vabbè, resti comunque Sergio, dai. Eccoli qui. Adesso almeno lo scontro è diverso. Invece di ammazzarli tutti io, torno nuovamente in carica. Sì, i looters sono un botto, raga. Sono la carne da macello prelibata. E sono costretto a utilizzarli perché comunque ancora la leva, le reclute fanno veramente schifo. Dai ragazzi, beccateli. Guarda, che spaesato. Era spaesato, poverino. Non sapeva dove andare. Dice Sergio, sono famoso così, quindi continuami a chiamare così. Perfetto, sei Sergio, il grande. Soltanto uno spadaccino. Anzi, stiamo beccando un po' di martelli.
Serve gente più possente. Qui c'è un covo. E questi Togaroving li becchiamo, dai. Sono più forti. Guardate qui. Sono forti come arcieri pure questi, eh. Stiamo attenti. Quando le frecce arrivano, ragazzi. Meno già quasi ammazzato il cavallo. Beh, sono velocissimi a caricare le frecce. Già finito. Sergio mi dice: Nicolo, il bello che i canali che seguo si conoscono. E beh, certo, è normale, perché comunque la maggior parte sono tutti canali per chi, a chi piace questo tipo di genere. È normale che ci conosciamo un po' tutti, eh? Quindi è facile beccarci. Ragazzi, ci sarà tanta gente che è importante che non conosciamo, o viceversa, tanta gente che merita e non conosciamo. Sapter, muli, inizia a diventare un pochettino troppi forse, eh? Però io questi devo beccarli per forza, pure qualche Seddors, e questi me li prendo tutti, ragazzi. I muli arriviamo a 15, basta più. Va bene così. Allora, poi vendiamo. Questi non si toccano. Questi sì. Vabbè, poi tutta l'altra merda la vendiamo in città. Tanto c'è l'Icaron qui. Occhio a quello lì. Che forte. Mercato. Mayhavil 95 mai sentito. Ad esempio, sto ragazzo io non lo conosco. Che genere porta? Sempre a livello di Bannerlord o no? Ok, adesso gli diamo questi che non ci servono. Questa me la blocchi. Allora, tutto questo è bloccato. Questo non mi serve. Perfetto, vendi il resto. Andiamo alla forgia. Caro Sergio, no, non lo conosco sto ragazzo. Ah, porta Earth of Iron maggiormente, ho capito. Dovevi andare a vedere il suo canale. Che magari mi sono trovato davanti un sacco di volte. Abbiamo questa, abbiamo manico, spadone, nome veloce ragazzi per sta spada. Un velocissimo nome per questa spada. Sette, sette, otto. Da dove ti è arrivato, Sergio, sto nome? 778. Però gli devo aggiungere qualcosina. Sword, dai, sword, anzi, spata. Spata così. Freghiamoci. Vediamo quando varrà. Mercato. Dai. 4800. Ci sputi? No, sono buoni. Alti Togavrocca. Quanti se ne sono qua? Vota per cantoni.
Io ancora non sono riuscito a ottenere un minimo di eremo, un pezzo di castello, niente. Lezzi aveva consegnato ammazza orchi, ma ora lo facciamo l'ammazza orchi. Alla prossima città facciamo l'ammazza orchi con quella che sembra tanto un'arma degli Uruk-hai. After Guarda, l'arma degli Uruk-hai che si chiama ammazza orchi. Sono loro degli orchi stessi. Eccoli qui. Questi assalti sono quelli che soffrono di più, sono i cavalli. Poverini, sono bersagliati. Eccoli qui, infatti. Madonna, ho preso il mio. Poverino. Gli pagherò l'indennità alla sua famiglia, poverino. L'ho ammazzato io, ragazzi.